Salve a tutti, siamo alla lezione numero 9, la prima del capitolo secondo del manuale, e tratteremo le scale maggiori. Abbiamo già parlato di scale nel capitolo precedente, ora vediamo nel dettaglio come si costruiscono. La scala è una successione di note per grado congiunto che va da una nota qualsiasi alla stessa nota all'ottava superiore. Il grado congiunto è la distanza fra due note vicine. Può essere un semitono, cioè la distanza più breve, Do, Re bemolle, oppure Mi, Fa, o ancora Sol diesis, La. Questi sono semitoni. Oppure può essere un tono il grado congiunto, cioè due semitoni vicini, Do, Re, Mi, Fa diesis, oppure Si bemolle Do. Questi sono toni, l'insieme di due semitoni. Nella scala maggiore il semitono è presente fra il terzo e il quarto grado e fra il settimo e l'ottavo grado, che sarebbe il primo all'ottava alta. Vediamo la scala di Do. Fra Do e Re c'è un tono. Fra Re e Mi un tono. Fra Mi e Fa c'è un semitono. Fra Fa e Sol tono. Sol La tono. La Si tono. Si Do semitono. Quindi abbiamo il semitono fra terzo e quarto grado e fra settimo e ottavo grado. Se iniziamo dal Do, la scala maggiore si realizzerà tutta sui tasti bianchi, ma se inizieremo da Sol, per ottenere il semitono fra settimo e ottavo grado, dovremmo usare Fa diesis. Sol, La, Si, Do, il primo semitono, Re, Mi, Fa diesis, Sol. Iniziando da Fa, per ottenere il semitono fra il terzo e il quarto grado, dovremmo usare il Si bemolle. Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi, Fa. C'è da dire che ogni grado della scala ha un nome che lo caratterizza. Il primo grado si chiama tonica, il secondo grado sopratonica, e la spiegazione del nome è chiara. Il terzo grado è Si chiama mediante o modale. Modale perché stabilisce il modo, o maggiore o minore. Il quarto grado si chiama sottodominante. Il quinto grado dominante. Il sesto grado sopradominante. Il settimo grado sensibile. Dunque, vediamo il perché di questi nomi. Tonica perché è la generatrice della scala. Sopratonica perché si trova un grado sopra la tonica. Il terzo grado, mediante o modale, stabilisce il modo. Mediante anche perché è in mezzo fra la tonica e la dominante. In mezzo troviamo la mediante o modale. Il quarto grado si chiama sottodominante perché è un grado sotto alla dominante che è questa, cioè il quinto grado. Poi c'è la sopradominante e la sensibile. Perché si chiama sensibile? Si chiama sensibile perché tende a salire. È poco probabile che si senta una cosa del genere, ma è molto più facile sentire una cosa del genere. Ci fermiamo qui, grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.